Finalmente, cari MTIers, una buona notizia dal lato Telepass. Sparisce il canone mensile. Andiamo a scoprire questa rivoluzione incredibile. Ebbene sì, questa pandemia ci sta lasciando e con essa anche il canone del servizio Telepass, un servizio utilissimo e comodo per saltare le code ed evitare inutili problemi alle casse automatiche. Faccio un piccolo preambolo. La compagnia Telepass è stata scorporata da poco dal gruppo Autostrade, sia mai che quel servizio di pagamento entrasse in possesso diretto dello Stato dopo la privatizzazione a suon di euro-dollari appena completata. Questo ha permesso di mantenere nel privato un sistema di pagamento assolutamente redditizio e che opera in totale regime di monopolio. Non esistono infatti rivali al trasponder della Telepass. Finalmente però, forse dopo aver visto il mio video molto critico del novembre scorso, la Telepass ha deciso di togliere il canone del servizio. Ben 1,26 euro al mese fatturati trimestralmente, che in un anno sono esattamente 15,12 euro. In quel video mi lamentavo proprio che il canone dovesse essere corrisposto anche se non lo si utilizzava e soprattutto che in realtà la compagnia Telepass dovrebbe farci degli sconti sul pedaggio. Non entro nel dettaglio, riguardatevi quel video, vi metto il link anche in descrizione, ma è palese il vantaggio della compagnia nel tracciare gli utenti, essere sicura di essere pagata, non dover pagare i casellanti e anche molto altro, ma ora non si paga più il canone, quindi ce l'abbiamo fatta! No, purtroppo non è così che stanno le cose, o meglio il canone sparisce se si attiva l'offerta pay per use. Lasciamo perdere questo slogan in una lingua mista inglese e italiana che fa tanto trash, che è l'ultimo dei nostri problemi. Bene, in cosa consiste l'offerta pay per use? Nell'avere in dotazione un trasponder sbostandolo solo 10 euro di attivazione e 5,73 euro di spedizione. Successivamente, se non lo si usa, non si pagherà null'altro, ma se lo si usa almeno una volta al mese solare, verranno addebitati, oltre al normale pedaggio, anche 2,50 euro per l'utilizzo. Mi fermo un secondo per farvi metabolizzare. Avete capito bene, ogni mese di utilizzo vi costa 2,50 euro, con un rischio ipotetico di arrivare a pagare ben 30 euro l'anno solo per la tassa di utilizzo. Io adoro i geni del marketing e questa volta hanno superato se stessi. Hanno tolto un canone fisso annuale per metterne uno variabile che, se ci si distrae un attimo, potrebbe costarvi pure più del canone fisso. Un applauso. Da notare che già nel Telepass europeo avevano introdotto il canone variabile di 2,40 euro solo se lo si utilizza nei paesi abilitati. Ma il bello è che in Europa mi farebbero pure pagare 10 centesimi in meno. Apoteosi! Io rimango sempre stupito di questi geni, con la H finale, mi raccomando, che cambiando semplicemente un nome riescono a modificare la percezione del problema e ad aggravare pure la situazione degli utenti meno esperti o accorti. Chiaramente l'offerta pay per use è destinata a chi intende usare il Telepass veramente pochissimo, 1 o 2 mesi l'anno al massimo. Quindi in soltanto 2 anni d'uso si risparmierebbe già molto, ma parliamoci chiaro, chi sarebbero queste persone? Io, che già lo uso veramente poco, almeno in 5 o 6 mesi solari diversi mi capita di avere degli accrediti tra parcheggi convenzionati e autostrade. Immagino che anche un mero abitante di Lecce, che però lavora a Milano, se tornasse a casa per il solo Natale e i mesi estivi, potrebbe trovarsi a pagare ben 4 mesi per 4 viaggi. Mi spiego meglio: Milano-Lecce il 23 dicembre, Lecce-Milano il 6 gennaio, Milano-Lecce il 28 luglio per evitare il traffico e il 18 agosto facendo poi Lecce-Milano. Questo comporterebbe una spesa annuale di ben 10 euro, quando con soli 5 in più si potrebbe essere totalmente liberi. Come vedete, col poco il rischio di sballare c'è e come! Dopo queste mie considerazioni, spero che la relativa authority ponga un serio controllo su questa posizione dominante di Telepass, imponendole di togliere il canone o tassa di utilizzo che dir si voglia, e che il garante vigili sulla salvaguardia dei nostri dati di viaggio e di come vengano poi usati dalla società.
Voi intanto mettete il mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se il video vi è piaciuto e poi non dimenticatevi di condividerlo sui vostri social e anche commentare qui sotto con il vostro pensiero. Io intanto proseguo con la mia campagna no al canone, no alla tassa di utilizzo del Telepass. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!